Andrea Braga, per MSCTV. Don Francesco, qual è il suo pensiero in merito alla scuola paritaria italiana e perché lo Stato dovrebbe investire sulla scuola paritaria italiana? Bisogna partire dal presupposto che la scuola, qualunque essa sia, statale o paritaria, è un investimento per il futuro dell'individuo e della società. Ora, la scuola paritaria, come anche la scuola statale, svolge questa funzione di promozione umana e di promozione sociale. Per cui, se noi vogliamo garantire il futuro del nostro paese, dobbiamo investire sulla scuola, compresa la scuola paritaria. E quindi qual è il suo augurio ai giovani che non solo vogliono vivere il futuro, ma vogliono essere il futuro? È importante che i ragazzi si costruiscono il futuro vivendo intensamente il presente, cioè preparandosi adeguatamente ad affrontare tutte le sfide della società moderna. Ora, nella società moderna, il capitale cosiddetto invisibile, cioè la propria cultura, la propria formazione umana, è il capitale più importante delle materie prime, più importante dei cosiddetti capitali finanziari, più importante delle strutture finanziarie. La vera risorsa per tutto il mondo, ormai questo è un principio condiviso in tutto il mondo, la vera, prima, assoluta risorsa è l'uomo. Quindi la scuola paritaria, come anche la scuola non statale, ma io parlo della scuola paritaria, cerca di investire su questa risorsa primordiale che è l'uomo, con tutti i suoi diritti. Ora, quello che è drammatico è che in Italia non si capisce che la scuola paritaria svolge questa funzione importante e che quindi andrebbe garantita, andrebbe cautelata, andrebbe sostenuta non solo giuridicamente ma anche economicamente, anche perché la scuola paritaria è l'espressione di un diritto soggettivo dell'alunno e della famiglia, quello cioè della libertà di scelta educativa, un principio garantito dalla Costituzione italiana, garantito da tutti i documenti internazionali del diritto internazionale. Grazie a Don Francesco, un saluto dal Duomo di Verona, Andrea Braga per MSCTV.